adesso il nostro primo ospite, che terrà appunto la lectio magistralis, il senatore Adolfo Urso, che è senatore e presidente anche della Fondazione Fare Futuro, è membro della terza commissione permanente affari esteri e in particolar modo è vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. E la sua lectio magistralis sarà su interesse nazionale e il ruolo del COPASIR, le sfide in atto per il controllo delle infrastrutture e della finanza italiana. Bene, grazie innanzitutto agli organizzatori del Master e all'Università di Udine per l'invito che mi ha fatto a intervenire in questa sede. E ne sono particolarmente gratificato perché ritengo estremamente importante il lavoro che viene fatto proprio in questo campo per formare una classe dirigente che abbia una maggiore consapevolezza di quale sia oggi il ruolo dell'intelligence e quindi di quello che ne discende per quanto riguarda la tutela della sicurezza nazionale, che sarà argomento del secondo intervento, e di conseguenza o in via prioritaria dell'interesse nazionale, che si nuclea anche attraverso la sicurezza nazionale e non solo. A tal proposito, saluto ovviamente gli altri colleghi parlamentari, quindi il senatore Alfieri. E garantisco io per lui, avendo notizie importanti da fonti aperte e non da intelligence, cioè dal suo impegno parlamentare, che può essere certificato come un senatore che si impegna per quanto riguarda l'interesse nazionale. L'interesse nazionale non è di destra o di sinistra, l'interesse nazionale appartiene a tutti. Infatti, come mia fondazione Fare Futuro, quest'anno abbiamo fatto un rapporto sull'interesse nazionale che è stato scritto da una cinquantina di autori non collocabili, o meglio, collocabili culturalmente in vari ambiti di destra e di sinistra, che da parte loro hanno dato un contributo su un tassello di quello che a nostro avviso è, o potrebbe, o dovrebbe essere oggi l'interesse nazionale. Cosa di cui il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si è occupato molto in questi 2 anni di questa legislatura e non poteva essere altrimenti. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è un organismo parlamentare del tutto atipico rispetto agli altri, perché è l'unico organismo parlamentare in cui per legge, nella legge istitutiva è prescritto, che sia composto in maniera paritetica, 5 della Camera e 5 del Senato. Questo vale anche per altre commissioni. 5 di maggioranza e 5 di opposizione, e questo vale esclusivamente per il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Qualunque sia la composizione dell'opposizione, la sua rappresentatività in Parlamento, può anche esserci un'opposizione in Parlamento che abbia appena il 20%, è capitato altre volte nell'ambito della nostra storia repubblicana. Ebbene, qualunque sia la forza dell'opposizione in Parlamento, comunque l'opposizione avrà per legge la metà dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non solo, per legge è prescritto che può essere eletto presidente esclusivamente un componente della opposizione. In questa configurazione che è stata delineata esclusivamente per il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, si evidenzia il ruolo che debba esso avere a garanzia delle istituzioni e quindi dell'interesse della sicurezza nazionale. Cioè si dà sostanzialmente per legge questo comitato a guida dell'opposizione e con un rapporto paritetico che ci obbliga ovviamente a intervenire nella sede del comitato non tanto come espressione della forza politica, ma come delegati del Parlamento. E per questo motivo, nella prima parte di questa legislatura è stato Lorenzo Guerrini, esponente del Partito Democratico, che allora era all'opposizione ed era il più grande, più largo gruppo di opposizione, a presiedere il comitato. E per lo stesso motivo, quando è cambiata la maggioranza di governo, è stato un esponente della Lega, l'attuale presidente Raffaele Volpi, ad essere eletto presidente del comitato in sostituzione di Guerrini, che era entrato nella maggioranza. Tra l'altro, è entrato anche nel governo, perché appunto per legge solo un esponente dell'opposizione può presiedere il comitato.
Ebbene, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica non è certamente un caso che sotto la presidenza dell'amico Lorenzo Guerini ha affrontato una delle tematiche centrali in cui oggi è in gioco la sicurezza e l'interesse nazionale, che è quello che riguarda l'infrastruttura 5G, con un documento approvato all'unanimità al termine di un anno di audizioni e poi approvato durante l'inizio della presidenza Volpi, che tra l'altro, non a caso, nella sua relazione al Parlamento e di conseguenza al governo, invita il Parlamento e di conseguenza il governo a predisporre tutte le misure per evitare che la nostra rete 5G sia realizzata con la tecnologia cinese. E questo al fine di garantire la sicurezza nazionale. Subito dopo questa indagine, mentre ho proseguita l'attività del Comitato, che affronta ovviamente uno spettro molto vasto di attività e di argomenti, è iniziato un altro approfondimento, un'altra indagine conoscitiva che si è conclusa da pochi giorni e che ha riguardato, e non a caso, gli assetti finanziari, bancari e assicurativi del Paese. Nel fatto stesso che il Comitato abbia affrontato in maniera così compiuta, con indagini particolarmente significative, due aspetti che apparentemente non dovrebbero essere di propria stretta competenza, come il 5G e poi gli assetti finanziari, bancari e assicurativi, ci dice quanto oggi sia vasta la tipologia di intervento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e di conseguenza per l'intelligence, perché noi presidiamo i lavori e controlliamo i lavori dei servizi di sicurezza e l'autorità delegata del governo che ha appunto la competenza sui servizi di sicurezza in argomenti quali quelli dell'infrastruttura 5G e dell'infrastruttura finanziaria e assicurativa del Paese, che magari ad occhi pochi accorti potrebbero non essere di nostra stretta competenza, e così ovviamente non è. Ebbene, il Comitato parlamentare per la sicurezza Repubblica, nel concludere questa indagine conoscitiva, anch'esso con una relazione approvata alla unanimità e presentata al Parlamento, pone l'accento sul rischio che il Paese corre per quanto riguarda la stabilità finanziaria e per quanto riguarda il flusso creditizio alle imprese e alle famiglie italiane, della particolare attenzione e aggressività di finanza straniera nel nostro territorio. Si fa riferimento in maniera esplicita alla Francia e all'industria e alla finanza francese, ma non soltanto ad essa. Queste due questioni pongono chiaramente in chiaro che cos'è oggi, in effetti, il perimetro dell'intelligence, della sicurezza nazionale e quindi e soprattutto e su tutto dell'interesse nazionale. E in questo perimetro sicuramente vi è la necessità di formare una classe dirigente più adeguata. Non a caso, in una riforma parlamentare, un disegno di legge che ho presentato agli inizi del marzo, quando si stava manifestando la pandemia, oltre a chiedere l'estensione dalla Golden Power ad alcuni settori, come quale quello delle banca e dell'assicurazione e della filiera sanitaria, ed anche ad estendere la Golden Power alle potenzialità, l'uso della Golden Power anche alle imprese dell'Unione Europea, cosa che il governo ha poi puntualmente fatto circa un mese dopo all'interno di un decreto legge in materia, appunto abbiamo delineato quali sono anche i pericoli che il nostro paese corre per effetto della pandemia. La pandemia, io credo che sia stata una grande accelerazione della storia, come raramente è avvenuto nei millenni dell'umanità. Un'accelerazione della storia su più campi. Un'accelerazione della storia sicuramente per quanto riguarda una rivoluzione tecnologica che era già in atto, ma che sarebbe dispiegata nell'arco di qualche decennio. Basti evidenziare l'uso dello smart working e in generale l'uso virtuale anche per quanto riguarda questo master sull'intelligence. È evidente a tutti che
l'uso della rete, lo smart working, sarebbe avvenuto comunque nell'arco di qualche anno, di qualche decennio, e qualche azienda già aveva iniziato a produrre anche con lo smart working. Ma la pandemia ha accelerato quello che sarebbe avvenuto nell'arco di anni, forse di decenni, con un impatto sul sistema tecnologico, produttivo, sociale e occupazionale straordinario, anche negativo ovviamente, perché non vi erano state sufficientemente le compensazioni che se fosse avvenuto nell'arco di anni o di decenni si sarebbero create in tutto il sistema produttivo ed economico. E questa è una grande sfida, un'improvvisa sfida a cui il nostro paese deve rispondere, per esempio come? Accelerando la realizzazione dell'infrastruttura fibre ottiche. Proprio oggi leggiamo che siamo in ritardo per la creazione della fibre ottica, di una unica rete a fibre ottiche che possa coprire il territorio nazionale, e siamo stati colti alla sprovvista, se vogliamo, da questa accelerazione. Abbiamo il dovere di recuperare in fretta questo ritardo rispetto ad altri paesi europei, non soltanto, proprio perché la sfida è imminente, anzi è già in atto. La rete a fibre ottiche, certamente essa fa parte dell'interesse nazionale, perché se non dovesse esserci una rete a fibre ottiche, a mio avviso, a governance pubblica, tale da garantire lo sviluppo tecnologico del paese e in generale la competitività del sistema produttivo e non solo, il paese sarebbe ferito, perderebbe terreno rispetto alla competitività globale. E insieme alla rete a fibre ottiche, certamente la rete 5G, perché soltanto con la rete completa del 5G sarà poi possibile interconnettere tutto quello che oggi riguarda la domotica, i city car, l'attività comunque che si svolge attraverso e con, grazie alla rete 5G, in un'unica grande struttura che noi dobbiamo garantire per quanto riguarda, come dire, la nostra tutela sui dati. C'è stato un grande dibattito sull'app Immuni. Ebbene, il dibattito sull'app Immuni ha messo allo scoperto un nervo, che è quello della sicurezza dei dati, della sicurezza della privacy, che per noi è un fatto estremamente importante. Non lo sarà ovviamente per il cittadino cinese, che non è abituato nella sua cultura, nel suo sistema, alla privacy, ma lo è certamente per noi che sui diritti della persona e anche sulla riservatezza dei dati della persona abbiamo costruito la nostra civiltà giuridica e non solo. E la riservatezza dei dati, quindi delle persone, ma anche e soprattutto e anche con loro la riservatezza dei dati delle imprese, così come del sistema statuale. Chi conosce, chi riesce ad appropriarsi dei dati altrui, li domina, e questa è la realtà. È un'accelerazione della storia quindi sul sistema produttivo sicuramente, ma è un'accelerazione sulla storia anche, per esempio, come visione dell'Europa. Qualcuno tra di noi, tra cui forse anch'io, aveva già ritenuto inattuale il patto di stabilità, e magari ci sarebbero stati voluti nell'arco di qualche anno avremmo visto una revisione del patto di stabilità. Ebbene, in pochi giorni l'Europa è profondamente cambiata, costretto dall'accelerazione della storia, anche in questo caso la sospensione del patto di stabilità fino al 2022 e poi chissà cos'altro, la condivisione del debito pubblico tramite gli euro bond, i recovery bond e poi chissà cos'altro, magari la cancellazione del debito o di parte di esso, e la nuova politica industriale europea molto protezionistica, perché consapevole che bisogna accorciare la catena del valore delle imprese, perché siamo rimasti scoperti quando la pandemia ha reso impossibile alcune operazioni commerciali, ha bloccato interi paesi. Ne eravamo già consapevoli con la politica delle sanzioni e la guerra doganale e dei dazi, che forse il mondo non sarebbe più stato un globale in quanto tale, ma sarebbe stato un mondo per aree, e quindi bisognava accorciare e proteggere la catena del valore. E la rivoluzione è in atto, ed è in atto anche nella consapevolezza che l'Europa ha di doversi attrezzare rispetto alla sfida che provengono da altri continenti o paesi che sono diventati degli imperi o sono tornati ad essere degli imperi. L'abbiamo visto di recente, per esempio nel Caucaso, dove tre imperi si sono confrontati attraverso una guerra locale aspra, anche etnica verosimilmente,
quella del Caucaso per Azerbaigian e Armenia, laddove tre imperi rinati, come l'impero persiano, l'Iran islamico che arriva fino al Libano, ma anche l'ambisce ovviamente il Mar Caspio e quindi il Caucaso, e l'impero russo di Putin che vuole giungere sino al Mediterraneo, e l'impero turco che è il più aggressivo dei tre, e coniuga l'imperialismo turco con il fondamentalismo islamico del suo presidente, e che contrasta in maniera ancora più visibile con il nostro interesse nazionale nelle aree di nostra priorità e interesse, dalla Libia al Siria, al Grande Medio Oriente, a Cipro, al Mediterraneo, al diritto sui giacimenti energetici, sulle materie prime, ai Balcani. Sappiamo quanto questa sfida mette a rischio il nostro interesse nazionale e anche per certi versi la nostra sicurezza. La pandemia è stata un'accelerazione della storia anche nel confronto tra Cina e Stati Uniti, che passa anch'esso e non a caso dall'Italia. Ricordo a me stesso che fu stata firmata in Italia un accordo tra un paese dei G7, l'Italia appunto l'unica a farlo, e la Cina appena un anno e mezzo fa, all'incirca, quando il presidente Xi giunse in Italia. E in quell'accordo sulla Via della Seta e anche in quello che stava accadendo intorno e sul 5G si è scommesso il confronto anche nel nostro paese tra chi guarda all'Occidente e chi magari era più attento agli interessi dell'Oriente. Ebbene, il confronto tra Cina e Stati Uniti era già in atto, certamente anche già presente nella seconda parte della presidenza Obama e accentuata con la presidenza Trump, e non cambierà granché con la presidenta Biden, se non in toni, ma non certamente nella sostanza. Ma tutto questo che sembrava di spiegarsi nel tempo è stato accelerato dalla pandemia. E infatti, non a caso, in poche settimane il mondo si è trincerato. Persino l'India di Modi ha abbandonato una posizione terzomondista, pensiate al terzo mondo e ai non allineati, che l'India tanti decenni fa con i Gandhi avviò nella dialettica globale, si schiera con gli Stati Uniti nel difendersi dal nuovo imperialismo cinese, così come gran parte dei paesi dell'Asia e del sud-est asiatico sono cintura rispetto alla Repubblica Popolare Cinese. Il confronto tra la Cina e il resto del mondo è in atto, e l'Europa stessa, che sembrava divisa su questa materia, sta ritrovando una sua unità, tentando di proteggere i propri assetti nella nuova scommessa globale. Questo vale anche per il 5G, basta guardare le recenti misure predisposte dalla Gran Bretagna, dalla Francia e persino dalla Germania, per non dire della per turista Svezia, nei confronti appunto del 5G e della tecnologia cinese. Tutto questo chiama in discussione l'interesse nazionale, perché l'Italia ha il dovere oggi più che mai, in un mondo che cambia così velocemente per l'accelerazione della pandemia, e proprio perché l'Italia è al centro e di vari conflitti, quello tra Occidente e Oriente è evidente a tutti, perché le infrastrutture della Via della Seta approdano in Italia, non a caso l'attenzione che occorre porre a quello che accade nei porti italiani, quello che stava per accadere nel porto di Trieste, e quello che potrebbe accadere o sta accadendo nel porto di Taranto, di Brindisi, di Gioia Tauro, con gli investimenti cinesi nell'area portuale e retroportuale. Ricordo a me stesso che non è un caso che il governo ha esteso il perimetro della sicurezza nazionale e del Golden Power recentemente dai porti ai retroporti alle autostrade, quindi anche alle infrastrutture che dai porti penetrano nella nostra dorsale della nostra penisola, perché consapevole che lì si scommettono i destini del paese. E io credo che su questo, e mi avvio a concludere, datemi un segnale. Voi, parlavo prima di due asset strategici fondamentali nel titolo della mia, tra virgolette, lezione, direi, intervento. L'uno, quello degli asset delle infrastrutture. In tutte e tre le infrastrutture che ho identificato, e non a caso tutte e tre oggi sono protette dalla Golden Power e non lo erano nel passato, mi riferisco all'infrastruttura materiale, autostrade, porti e reti connesse, che sono state coperte dalla Golden Power, all'infrastruttura fibre ottiche, che citava prima, e all'infrastruttura
del 5G, quelle immateriali. Queste tre infrastrutture sono vitali per il sistema politico italiano, per il sistema istituzionale, per il nostro sistema paese e quindi anche per la nostra economia. E per questo devono essere protette dall'aggressività di chi vorrebbe penetrarci per dominarci. E io credo che su questo ci vuole molta attenzione, non soltanto nei confronti dell'aggressività asiatica, nota evidente a tutti, ma anche nei confronti dell'aggressività d'oltrappe, proprio oggi i giornali se ne sono accorti, che tenta di avere un atteggiamento predatorio nei nostri confronti, delle cose, diciamo, politicamente scorrette. No, perché persino il governo Gentiloni, che era un governo considerato europeista per eccellenza di sinistra, nella relazione al Parlamento sulla sicurezza nazionale del febbraio del 2018, che ho letto attentamente quando sono rientrato in Parlamento poche settimane dopo, evidenzia come rischio paese, anzi come il maggiore rischio paese, in quella relazione pubblica, andate a leggere negli atti, il rischio della colonizzazione predatoria, i termini sono suoi, non miei, colonizzazione predatoria da parte di soggetti stranieri che agiscono sotto regia paese, utilizzando anche i loro servizi segreti per dispiegare questa volontà di dominio nel nostro paese in asset fondamentali, in cui questi asset venivano citati: finanza, banche, assicurazioni, industria alimentare e quant'altro ancora. Lo ha detto un documento ufficiale in Parlamento del governo Gentiloni, poi ribadito dal governo Conte e da altro. E quindi è evidente a tutti che sto parlando di cose note, conclamate e consacrate anche da chi magari la pensa diversamente da noi e dalla mia parte politica su tanti argomenti, ma non su questo. Ed è per questo che l'asset dell'infrastruttura è vitale per il paese, così come l'infrastruttura finanziaria, e concludo. Lo ha detto il Copasir, non a caso, attenzione. Attenzione in modo specifico alla finanza francese, che già possiede circa la metà dei titoli pubblici italiani posseduti da investitori stranieri. E noi dobbiamo garantire la stabilità finanziaria del paese. E quando io ascolto un grande istituto bancario italiano che candidamente mi dice di aver venduto i titoli di Stato italiani proprio durante la crisi pandemica e che poi è intenzionato a venderne altrettanto successivamente, io mi allarmo nell'ottica ovviamente della sicurezza e dell'interesse nazionale, che invece ha necessità di garantire la stabilità finanziaria del paese attraverso il rinnovo dei titoli di Stato che le banche e le assicurazioni italiane, l'assicurazione generale su tutto, possiedono a garanzia della stabilità del paese. Così come mi allarmo se noto che il risparmio viene raccolto in Italia e poi questo risparmio raccolto in Italia, noi siamo tra i paesi che hanno, come dire, il maggior numero di risparmio pro capite nelle nostre banche, quindi siamo molto appetibili, per questo sono presenti gli istituti stranieri nel nostro paese, perché vogliono raccogliere il nostro risparmio. Se questo risparmio poi dovesse essere investito, come è stato investito in casi eclatanti anche di recente, per finanziare imprese straniere che magari competono a livello globale nei loro settori proprio con imprese italiane, io mi preoccupo, perché semmai dovrebbe essere il contrario, che il risparmio italiano finanzi le imprese italiane e la sfida globale. Ecco perché la sicurezza finanziaria del paese si coniuga con la sicurezza nazionale e con l'interesse nazionale. Il settore finanziario, bancario e assicurativo è estremamente importante, tant'è vero che il governo, dandoci ragione, ha da una parte esteso la Golden Power, parlo del mese di aprile, se ben ricordo, la mia legge del marzo, alla il settore finanziario, bancario e assicurativo ed altre filiere, e nel contempo e non a caso l'ha steso ai soggetti dell'Unione Europea via temporanea, scade il 31 dicembre questa estensione. Io ho proposto un emendamento che sia prorogata per altri 6 mesi, perché basta leggere i giornali per rendersi conto che le operazioni finanziarie, bancarie e assicurative sono appena iniziate, il rischio in atto, e che se noi proprio oggi ci priviamo di questo strumento, ovviamente ci priviamo di uno strumento di difesa che può essere messo in campo ove necessario. Io credo che possa essere utile pensarlo a tal fine. Ebbene, l'interesse nazionale riguarda tutti,
riguarda la formazione della classe dirigente, non mi stupirebbe, avendo letto alcune cose, che tra i partecipanti al corso ci sia qualcheduno che lavora per l'intelligence di altri paesi. Nel senso che è normale che l'università e la ricerca siano i primi oggetti di attenzione. Abbiamo fatto screening, senatore. No, io ho letto in quella relazione Gentiloni che le tecniche utilizzate, una delle tecniche utilizzate era quella di accertarsi quali siano i migliori brevetti registrati dalle start-up italiane, che poi intelligence a facile individuare quale abbia accerta quali sono le start-up migliori che hanno depositato i brevetti migliori, li comunica al proprio sistema paese che poi acquista quelle start-up prima che le possano sviluppare. Questa è una delle tecniche utilizzate. Un'altra tecnica utilizzata da altri è quella di invitare i nostri ricercatori nei loro paesi di firmare degli accordi bilaterali e poi magari i ricercatori ritrovano che in una stanza d'albergo accendono il computer e si ritrovano svuotato di dati i propri computer. Quindi queste cose che fanno parte della saggistica, diciamo, della narrazione o della narrativa sono estremamente importanti per capire quanto bisogna formare attraverso le nostre università, i nostri master, le nostre imprese, i nostri manager e chiunque agisca nel nostro sistema ai vari livelli di classe dirigente perché conosca qual è la posta in palio. La posta in palio è la sopravvivenza della nazione come tale, che oggi si combatte su diversi livelli, quelli della guerra cibernetica. Facciamolo questo istituto. Non vorrei che diventasse l'istituto per la cibernetica che già bisognava realizzare da anni. Ricordo una prima audizione di Panza all'inizio della legislatura al Copasi e poi presentato in questo provvedimento di bilancio e poi ritirato per una situazione interna alla maggioranza. Io non vorrei che diventasse l'istituto un elemento di contrasto politico, tanto più se all'interno della maggioranza. Vediamo come farlo, ma facciamolo in fretta perché ci sono quasi 5 miliardi dell'Europa stanziati nel settore cibernetico, alcune centinaia di milioni proprio attraverso i recovery fund, e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto che partecipa alla regia, alla cabina di regia europea per indirizzare le risorse, per certificare i prodotti. È un grande campo di sicurezza, di dati, ma anche per lo sviluppo dell'impresa. Io credo che sia questo significativo. Mi auguro che il corso, il master che voi avete realizzato possa essere importante a tal fine. Sono convinto che su questo si scommette il futuro della nostra nazione e tanto più lo posso capire, concludo, quando ho letto una cosa che mi ha fatto estremamente piacere, essendo metà siciliana e metà veneto, concludo veramente, e che riguarda laddove è nato tutto, la tutela della proprietà intellettuale, che oggi è particolarmente minacciata, e l'intelligence. Non a caso non andate insieme l'intelligence e la tutela della proprietà intellettuale. L'intelligence come sistema, ovviamente, chiunque ha fatto nel passato intelligence, ma l'intelligence come sistema è nato con la Repubblica di Venezia, che mandò i suoi mercanti, arruolò i suoi mercanti per rubare la scienza di allora, quella del baco di seta, su cui nacque poi tutta un'industria. Ebbene, era quella l'intelligence. L'intelligence nacque allora. E non a caso la Repubblica di Venezia, e concludo, è stata anche la Repubblica che per prima ha istituito una legge che tutelava il diritto di proprietà intellettuale, perché loro per primi sapevano, come dire, sottraendo ad altri la propria proprietà intellettuale, quanto fosse importante la proprietà intellettuale, la ricerca, l'ingegno, che l'intelligenza talvolta carpisce, anche soltanto con analisi e non solo, altrui per avvantaggiarsi. Ebbene, quello che era valido allora è tanto più valido oggi, dato che tutto oggi si regge, davvero tutto si regge, sui dati e quindi sull'informazione sui dati e sulla sovranità che va tutelata. Grazie e buon lavoro. Grazie infinite al senatore Russo. Ha toccato, devo dire, tutti i temi che noi affrontiamo nel master nella sua lexio magistralis, molto molto importante. E le chiederemo se ha la pazienza anche di, se vuole rispondere a qualche domanda dei nostri corsisti, se ha tempo di trattenersi ancora un po' con noi. Sì, se però alle 17 mi consigli di scappare, che alle 16. Sì. Alle 16:10 ho l'ultimo dei miei figli che ha appena 3 anni che esce dall'asilo, ho preso l'impegno a prendere. Beh, allora. credo che un figlio di 40 anni.
che sei interrogabile. Allora, intanto che aspettiamo i nostri corsisti che useranno la chat eventualmente per fare delle domande, abbiamo il vice direttore del Master, il professor Zucconi, che aveva una domanda da porle, quindi gli cedo la parola e la telecamera, quindi se vuoi usare questa, così puoi essere anche tu inquadrato. Prego. Va bene, senatore, grazie di questo bellissimo intervento. Io volevo dare il taglio un po' del nostro anche corso, del modo in cui ci si muove. Noi si entra anche nel dettaglio e ci siamo letti, no, l'ultima relazione del COPASIR, quella a cui accennava lei circa anche la penetrazione del sistema, diciamo così, finanziario e non solo francese nell'ambito nazionale italiano. Però noi dobbiamo guardare le cose da un punto di vista un po' tecnico. Allora la domanda è questa. Nella relazione c'è scritto che la preferenza per il gruppo francese rispetto a quello tedesco di Deutsche Börse meriterebbe a sua volta una serie di motivazioni e argomentazioni che allo Stato non si rinvengono. No, non è una domanda, diciamo, è chiaro che uno potrebbe fare ironie, è proprio sul fatto tecnico del funzionamento del COPASIR, cioè è il fatto che allo Stato non si rinvengono queste informazioni, è una façon de parler per dire semplicemente che sono cose di cui non si può proprio scrivere tutto, oppure effettivamente ci sono dei limiti strutturali al tipo di operatività che anche i nostri servizi hanno per avere questo tipo di informazioni? Cioè, la domanda è il sui COPASIR agisce in questo campo con delle audizioni che abbiamo fatto sia per quanto riguarda gli apparati di intelligence che forniscono le informazioni che noi chiediamo loro nelle audizioni, magari con documentazione inclusa, sia delle aziende del settore, per esempio abbiamo avuto anche Borsa Italiana piuttosto che altre, e con le istituzioni, quindi abbiamo udito il ministro Gualtieri. Evidentemente queste informazioni avrebbe dovuto darci il ministro Gualtieri. Ah, ok. L'ultimo ad essere audito a conclusione dell'indagine, giustamente, ci abbiamo messo un anno per ottenere la partecipazione, ma è stato l'ultimo ad essere audito al termine dell'indagine e evidentemente non ha fornito, a giudizio non mio, ma degli autori che hanno firmato la relazione, che sono due esponenti della stessa maggioranza, uno dello stesso partito, il ministro Gualtieri, e quindi anche nostro, che l'abbiamo approvato all'unanimità, anche in questa parte, tutte le informazioni necessarie. Lì c'è scritto che cosa c'è scritto? C'è scritto che non abbiamo avuto le informazioni per giudicare se davvero, come appare nella lettura di alcuni dati su giornali, da fonti aperte, l'offerta tedesca fosse migliore. E tra l'altro viene fatto notare che l'informazione che il ministro Gualtieri ha dato, secondo cui Borsa Italiana non poteva essere acquisita dagli svizzeri, era un'informazione falsa. Perché pochi mesi prima gli stessi svizzeri avevano acquisito, senza che l'Unione Europea ci pisse nulla, la borsa spagnola. Ecco, fatto. Quello è un dato di fatto che era obiettivamente non veritiera, nel senso che almeno non corrisponde alla realtà che non può essere acquisita o non poteva essere acquisita a Borsa Italiana dagli svizzeri perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea. Talmente è vero questo che da fonte aperte sappiamo che la spagnola, contesa proprio con i francesi, era stata poi acquisita dagli svizzeri perché gli spagnoli hanno preferito darli agli svizzeri e metterla sotto protezione degli svizzeri piuttosto che cedere ai francesi. Quello che dico fuori dal COPASIR, come esponente del Parlamento, in questa materia è come persona che va così, come secondo il buon senso comune. Quello che a me è stupito è perché se ci sono tre persone che vogliono acquistare un prodotto, io mi rivolgo soltanto ad una delle tre e faccio il negoziato solo con una delle tre. Di solito si fa il negoziato con tutte e tre per prendere il prezzo migliore e poi si va magari da chi si vuole andare. Ma creando delle condizioni di competitività nella trattativa dal fatto che aprire contemporaneamente la trattativa con gli altri due. Ma se io escludo gli altri due in partenza, anzi sono io stesso, mi consegno nelle mani dell'altro. Certo. Questo non è apparso molto chiaro e per questo il COPAS ha fatto quella definizione, in quel modo assumendosi la responsabilità di quello che ha detto.
Grazie della risposta molto esaustiva. La ringrazio, senatore. Ecco, allora C'è abbiamo tempo, ancora ce n'è qualche tempo. minuto, quindi approfittiamo. Ho una domanda dalla chat, quindi dai nostri corsisti, poi vedo che ha alzato la mano il professor Cevolin per un'ultima e breve domanda. Allora, dalla nostra chat abbiamo una domanda che provo a sintetizzare riguardo al discorso del 5G dell'esclusione eventuale di Huawei dalla costituzione della rete appunto del 5G in Italia, quindi se ci può dare qualche indicazione su questo, se può, quello che può. No, certo che può, nel senso che come la relazione del COPASI è una relazione di oltre 30 pagine, anche in quel caso approvata all'unanimità. Unanimità significa che tutti coloro, di qualunque parte politica, fanno parte del COPASI, hanno condiviso che cosa? Un anno di indagini. Noi ovviamente non possiamo nelle nostre relazioni conclusive citare esattamente cosa abbiamo visto, cosa abbiamo letto, perché quei documenti sono giustamente segretati. Noi possiamo dire perché siamo giunti a quella conclusione. E in questo caso siamo giunti a quella conclusione, citiamo le fonti legislative cinesi. La Cina è cambiata. Io ero uno dei maggiori fautori in questo paese, da quando Caligiuri mi ha conosciuto sotto le vesti di esponente del governo, dell'apertura ai mercati asiatici. In Cina sono stato decine di volte. Ho partecipato e sottoscritto l'accordo del WTO a nome del governo italiano a Doha per l'ingresso della Cina nel mercato globale, ma la Cina di allora è diversa dalla Cina di oggi. La svolta epocale è l'elezione di Xi. Xi Jinping vince la sfida interna con Bo Xilai. Io conoscevo personalmente Bo Xilai perché era stato un grande straordinario ministro del commercio cinese. Bo Xilai, Xi non convocò il congresso del Partito Comunista sin quando non ebbe la certezza che Bo Xilai era fuori gioco. Voi sapete che in questi in Cina si convocano con larghissimo anticipo. In questo caso non fu così. Fin quando Xi non riuscì a eliminare dalla scena politica Bo Xilai, restando prima la moglie e poi lui stesso. E poi tutti gli altri. Perché temeva il contrasto. Perché loro si confrontarono due strategie. Quella di Bo Xilai e di altri, apparentemente alla sinistra interna, che puntavano alla crescita e alla composizione interna, e chi come Xi aveva una visione invece che io definisco neoimperialista, di aggressività esterna. Con l'elezione di Xi, con l'ascesa al potere di Xi e l'eliminazione della fronda interna, degli avversari interni, Xi cambia la legislazione cinese e cambia la postura cinese. Ci sono quattro modifiche legislative, compresa quella che riguarda lo statuto del Partito Comunista Cinese, come sapete, la fonte di ogni diritto. E che in queste modifiche legislative sostanzialmente si dice che ogni cittadino e ogni impresa cinese che agisce in patria o all'estero ha l'obbligo di rispondere, ove richiamato, al servizio di sicurezza nazionale, di fornire ad esso tutte le informazioni. Quindi qualunque cinese o qualunque azienda cinese che opera nel nostro territorio, ove fosse chiamato dal servizio del proprio paese, deve rispondere ad esso per legge e non può sfuggire alla legge. E se si sfugge la legge viene recuperata all'estero, come hanno scoperto gli americani recentemente arrestando delle cellule cinesi nel proprio territorio. E la Cina ha cambiato postura, lo si vede dove? In questo, nelle modifiche nello statuto del Partito Comunista Cinese, dove è nel preambolo inserito la via della seta come via per il dominio globale, nel cambiamento della Costituzione cinese in cui la via della seta appunto è inserita anch'essa nella Costituzione cinese, nel riarmo cinese, appena varato un sommergibile che va in profondità, ma hanno varato le portaerei, prima non costruivano portaerei. Così come le rivendicazioni territoriali marittime, mica rivendicavano prima le isole nel Pacifico o confini terrestri come fanno oggi. Cioè in tutta una postura, le costruzioni di basi militari all'estero come quella a Gibuti, che tiene a controllare la via della seta, perché la via della seta è una via commerciale laddove nei punti nevralgici sono insediamenti militari all'estero, è una via militare. Tutto questo cambia con Xi e per questo noi diciamo, dato che Xi ha cambiato la Cina e la Cina di oggi non è quella di ieri, non è un grande mercato e non è nemmeno soltanto una grande industria, è una grande civiltà che si contrappone alla nostra. Perché questo non è una guerra commerciale, è una competizione tra civiltà. La nostra che si fonda sui diritti delle persone e dei popoli.
e l'altrui, che è una civiltà diversa dalla nostra, che magari se uno chiede al cinese perché non vota, quello ti guarda e ti stupisce. Io ricordo una domanda che fece a Bo Xilai, questo grande personaggio della Cina, quando lo conobbi per la prima volta, quando andai senza avere nessuna preclusione, unico esponente di governo, credo, al mondo, in Cina durante la SARS. Lo fece appositamente. Poi, come presidente di turno dell'Unione Europea in materia commerciale, a Dalian, nel giugno successivo, se non erro, eravamo nel 2003, conobbi Bo Xilai. In un tavolo, era presidente della provincia allora di Dalian. E lì io sono stato sindaco di Dalian e poi ebbi un problema proprio per un elicottero italiano che era caduto. E mi raccontò un po' la sua ascesa politica. A un certo punto divenne anche presidente della provincia. E come sei, ma tu di dove sei? Mi disse, ma da un'altra parte della Cina. Cioè, come ti hanno eletto sindaco e poi presidente della provincia? Mi hanno eletto. Ti hanno eletto, sì. Ma chi ti ha eletto? Il comitato centrale del partito, ovviamente. Cioè, io ero convinto, insomma, chi ti ha eletto? Parlava di elezione. Il comitato centrale del partito, ovviamente. Cioè, quindi non si poneva il problema lui né altri di un diritto civile o di un diritto politico. Non è un problema, così come non è un problema il fatto che ogni cittadino cinese è tracciato dalle telecamere del riconoscimento facciale. Pensate se accadesse a noi, se il mio vicino mi mettesse una telecamera per riconoscimento facciale che entra in casa. È chiaro, è un'altra cultura. Dobbiamo renderci conto che un'altra cultura è un'altra civiltà e che noi dobbiamo difendere la nostra cultura, la nostra civiltà, perché fa parte delle nostre libertà.